Se mi vedono qui, sono nei guai. Il regno di Agamennone è Perseo. Devo stare in guardia. La clinica di Ippocrate. Apollo in persona dovrebbe eliminare il tuo prezioso Ippocrate. Ascoltami, miserabile straccione. Pereira, dimmi dov'è o darò fuoco a questa clinica con te dentro! Ti ho già detto tutto quello che so! Non chiedo molto. Ippocrate deve dimostrare umiltà per garantire l'ordine pubblico. Deve prostrarsi agli dèi e dichiarare che deve a loro le sue capacità. Ma questo non aiuterà i suoi pazienti. Rallenterà solo il suo lavoro. Se Ippocrate crede di poter sovvertire l'ordine sociale e giocare a fare il dio guaritore, beh, forse gli dèi stessi vorranno la loro vendetta. Sono sicuro che alzare la voce non servirà a nulla. E tu chi sei? Cerco un uomo di nome Ippocrate. Ed ecco un altro folle seguace dello squilibrato. Di al tuo empio padrone che se non intende scusarsi pubblicamente al più presto, questa sacerdotessa di Hera radunerà un esercito di fedeli e lo farà chiudere. Fuori dai piedi! Grazie agli dèi se n'è andata. Temevo che questa volta mi avrebbe ucciso. Ma che cosa succede?
Mi chiamo Sostrato. Criside accusa il mio padrone Ippocrate di blasfemia. È un blasfemo? Crede che al di là delle preghiere, i mortali possano avere il controllo della propria salute e guarire dai malanni. Interessante. Posso parlare con lui? Mi dispiace, non è qui. Devo incontrare Ippocrate. Sai almeno se si trova in Argolide? Sì, ma è andato a sud-est del posto di guardia di Era per aiutare i malati e i feriti. Questo è il suo laboratorio? È la clinica di Ippocrate. Qui studiamo la medicina e offriamo cure a chiunque ne abbia bisogno. Perché non lavorate con i sacerdoti del santuario di Asclepio? La regione è conosciuta per questo, giusto? I sacerdoti fanno del loro meglio, ma i loro metodi sono antiquati. Ippocrate studia nuove cure e nuove terapie. Lo troverò. Se stai per incontrare Ippocrate, posso chiederti un piccolo favore? Dipende da cosa ti serve. Potresti portargli degli strumenti. Era così di fretta che li ha dimenticati. Ah, che genere di strumenti? Attrezzatura medica. Coltelli, e budello per suturare, bende. Oh, e un clistere per ripulire le viscere. Sarà bene che siano ben confezionati. Sì, potrei portarli ad Ippocrate. Davvero? Lo farò, gli porterò gli strumenti. Ti ringrazio molto. E come faccio a riconoscere Ippocrate? Segui la strada a sud-est del posto di guardia di Era fino alla grotta di Pan. Sarà lì vicino. Devi cercare una fila di malati. Lo riconoscerai dalla calvizie, ma fossi in te non glielo farei notare. Quanti malati. Un uomo solo riuscirà a aiutarli tutti. Yeah! Andiamo, andiamo. Credevo che esagerassero. Quindi, cosa provoca i disturbi di quest'uomo? Un eccesso di flegma, maestro. Direttamente, sì. Ma la vera causa è l'abbandono. L'abbandono? Un pasto caldo e dei vestiti sarebbero bastati. Ma chi poteva curarlo ha pensato che la sua condizione fosse una punizione divina, perciò l'ha abbandonato a se stesso. Critichi la tradizione. Tu devi essere Ippocrate. Sì, e sono molto occupato. Ci vorrà solo un attimo. Non ti sottrarrò ai tuoi pazienti e ai tuoi studenti? Osservazione, esperienza e sperimentazione sono fondamentali per la medicina. I miei seguaci lo stanno imparando. Vengo dalla tua clinica di Argo. Sostrato mi ha chiesto di portarti questi. Sapevo di aver dimenticato qualcosa. Sostrato è un bravo medico, ma come assistente è insuperabile. Gli hai chiesto del denaro per la consegna? No. Sapevo che ti sarebbero serviti a curare i tuoi pazienti. Mi bastava questo. Davvero ammirevole. Come hai detto di chiamarti? Alexios di Sparta.
Piacere, Alexios di Sparta. Come posso aiutarti? Sto cercando una donna spartana. Cosa ti fa pensare che la conosca? Mi hanno detto che potresti averla aiutata molto tempo fa. Forse i sacerdoti del santuario di Asclepio possono aiutarti. Tengono un registro dettagliato di chiunque arrivi. Ti prego, Ippocrate. Vengo da molto lontano per incontrarti. Proprio come questo paziente e quella prima e quello prima ancora. I pazienti hanno bisogno di me, ma i miei appunti sulle malattie sono stati rubati. Recuperali e ti aiuterò nella tua ricerca. Presto, ma questo paziente non resta molto tempo. Dove dovrei cercare i tuoi appunti? A Forte Tirinto, non lontano da qui. Forse se chiederai te li daranno. O forse si prepareranno a un nuovo scontro. Con me? Non dirò a un Mystios come fare il suo lavoro, ma ti prego, fallo per me. Non uccidere senza motivo. Troppo sangue è già stato versato. È stata Criside a prendere i tuoi appunti. Ah, hai incontrato la sacerdotessa. No, non lei, ma il comandante militare del luogo. Non ce l'ho con lui. I suoi uomini sono stremati dalla guerra. Sarebbe venuta qui molto tempo fa, con una bambina ferita. Sei sicuro che possa essere passata dal santuario di Asclepio? Ero giovane all'epoca. Quando mi capitava una situazione al di là delle mie capacità, mandavo i pazienti al santuario. E i sacerdoti tengono un registro dei pazienti? Sì, inciso nella pietra. Il sacerdote anziano potrebbe ricordare. Cosa c'è di così interessante in quegli appunti? Sono i miei appunti sulle malattie della mente, tra cui quella che i sacerdoti chiamano malattia sacra. È quella che affligge questo paziente. Perde il controllo delle membra e della gola. A volte schiuma dalla bocca. Temo che smetterà di respirare. Farò del mio meglio con quello che mi hai detto. Buona fortuna. Contiamo su di te. Parlarmi. Eccolo là.
il santuario di Asclepio, dio della medicina. Preferisco affidarmi a un medico che a un dio per guarire. Schifose creature! Se sei qui per il bagno purificatore, dovrai tornare un'altra volta. Sono in cerca di informazioni. In questo caso puoi andartene all'Ade. Cerco informazioni su una donna spartana, passata da qui molti anni fa. La tua aquila ti ha defecato nelle orecchie? Ho l'ordine tassativo di non parlare con i mercenari. Di non parlare specialmente di donne spartane o bambini feriti. Non ho parlato di bambini. Credi di essere furbo? Molte donne vengono qui con i loro bambini. Ora lasciami in pace. Ho i miei problemi di cui occuparmi. Forse posso aiutarti. Serpenti! Serpenti. Sono dappertutto. Devono essere fuggiti dalla Tonos. Li teniamo per alcune terapie, ma hanno invaso le terme. I serpenti hanno ucciso qualcuno. Un paziente si stava purificando quando li ha visti. Pare che avesse il terrore dei serpenti. C'è rimasto secco. Ora i serpenti hanno fatto di lui la loro tana. Se risolvo il tuo problema con i serpenti, mi dirai quello che mi serve? Oh, certo che sì. Il bagno purificatore è fondamentale per la guarigione. Cos'è che fare un bagno con la guarigione dei malati? Asclepio appare solo nei sogni dei puri. Quando un malato arriva, offre un sacrificio e purifica il proprio corpo nelle terme. Solo allora può riposare nell'Avaton, dove Asclepio gli appare in sogno e lo guarisce. Come hanno fatto i serpenti a fuggire? E perché ce ne sono così tanti qui al santuario? È colpa di Doreio! Doveva rinchiuderli nella Tolos. Servono a curare i pazienti malati di mente. Le loro lingue sono come baci degli dèi. Farò sparire quei serpenti in un batter d'occhio. Icaro apprezzerà un buon banchetto. Cerca di non ucciderli. Doreio andrà su tutte le furie se i suoi serpenti sacri muoiono. E allora come posso liberarmene? I serpenti sono attratti dal calore delle terme. Bagnali con l'acqua fredda e torneranno strisciando da dove sono venuti. C'è un condotto sotterraneo che può esserti utile. Mi occuperò del tuo problema con i serpenti. Poi mi dirai quello che mi serve. Meglio stare nascosti. Salute, giovane. Sei qui per offrire un sacrificio ad Asclepio? No. Ma cerco una donna spartana che potrebbe averlo fatto. La grande dea Hera guida molte madri fino a questo luogo sacro. Non credo di poterle ricordare tutte. A che cosa servono queste lastre di pietra? Questi sono dei registri. Teniamo traccia di chiunque passi di qua, le loro malattie, le cure, in modo che la gloria di Asclepio venga celebrata. Allora non mi serve la tua memoria. Devo solo trovare la pietra giusta. Sì, certo. Molto saggio. Se solo avessi il tempo di aiutarti. Senti, non voglio farti del male. Sto solo cercando mia madre. È colpa di Criside. Tiene in pugno ogni sacerdote del santuario e schiaccerà chiunque offra informazioni all'ombra dell'aquila. Allora, non dirmi niente. Portami solo alla pietra che mi serve. Seguimi. Presto! Dobbiamo agire con prudenza. Fai strada.
questa parte. Qui. Se qualcuno ci vede, la mia testa cadrà. In che razza di santuario? I sacerdoti non sono al sicuro. I tempi sono cambiati, ombra dell'Aquila. Ah, ricordo questa storia. Fu scritta ai tempi della grande rivolta degli Eloti. Dovevi essere solo un bambino. Non mi serve tutta la storia, solo alcuni dettagli. Parla di una donna con la gola piena di vermi. Asclepio le staccò la testa per rimuoverli e gliela riattaccò nel sonno. Non mi sembra la storia che cerco. Chissà che cosa penserebbe Ippocrate di queste terapie. Ippocrate è un bravo guaritore. Prometteva così bene. Prometteva. Guarisce un sacco di persone. Ha troppa fede nelle proprie capacità e non abbastanza negli dèi. Quando si tratta di vita o morte, preferisco la concretezza. Tutte le testimonianze sono così bizzarre. Al giorno d'oggi gli scrittori come Tucidide, Euripide, il petulante Aristofane mirano il realismo, ma ciò che ispira davvero è la grandezza, la magia, gli dèi. Questa parla di un uomo con diverse ferite da spada. Un branco di cani l'ha leccato per ripulirlo e... Eureka! Ecco i migliori amici dell'uomo. Non ho speranze. Queste storie servono a dare speranza, ombra dell'Aquila. Beh, sto perdendo la mia. Parlami di Criside. Una donna potente e molto pericolosa. Ma non è sempre stata così. Fu abbandonata qui da bambina e adottata dai sacerdoti che le insegnarono a rispettare gli dèi. Imparava in fretta. Aveva una volontà di ferro. Ben presto, era molto amata, ma il suo cuore è colmo di una rabbia implacabile. Quando i suoi metodi sono diventati folli, chiunque si sia opposto a lei è stato... È stato cosa? Ho già detto troppo. E questa qui, invece? Ah, fammi indovinare. Parla di una donna cieca e dei serpenti che le hanno leccato gli occhi. Dice Spartana. Venne con una bambina. Implorò gli dèi perché avessero pietà. E perché è stata cancellata? Questa la conosco a memoria. La donna spartana giunse qui sporca e insanguinata. La curammo, le offrimmo cibo e un bagno caldo, dopodiché se ne andò. Dove lo ignoro. La bambina non poté essere salvata. Qualcuno sa dove può essere andata? Ci hanno visto. Incontriamoci più tardi vicino all'olivo di Eracle, all'ingresso del santuario. Forse ho qualcosa per te. Cosa abbiamo qui? Un sacerdote e un mercenario che vanno a passeggio? Che gli dèi siano con te, Pleistos. Stavo andando agli archivi quando mi sono imbattuto in questo Mistios. Ah, sì? E di cosa parlavate in modo così concitato, se posso chiedere? Sono sporco e gradirei fare un bagno per pulirmi. Questo gentile sacerdote mi stava mostrando la via per le terme. Sì, proprio così. Le terme sono da quella parte. Ora, se volete scusarmi. Le terme sono per i malati, non per ripulire mani insanguinate. Vattene subito. Thank you.
Ecco, è laggiù. Ancora la stessa malattia. È preoccupante. Oh. 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 Vuoi morire? Lì. Febrosi. Che Asclepio le risparmi la sofferenza. Ce la farà. Non senza l'aiuto degli dei. Ultimamente molti ateniesi sono giunti in Argolide, ma in pochi hanno fatto ritorno. Questa povera ragazza ha la stessa malattia. Dios? Posso aiutare in qualche modo? Mi hanno parlato dell'ombra dell'aquila. Vuole solo dracme in cambio di sangue, dicevano. Stiamo sprecando tempo, sacerdote. Parleremo di ciò che voglio quando questa ragazza malata sarà stata salvata. La sua malattia non sembra avere cure e sta peggiorando. I nostri sacrifici non sono riusciti ad attirare l'attenzione degli dei. Abbiamo sacrificato maiali, capre, tutto inutile. Serve un animale il cui sangue soddisfi Asclepio. Che animale hai in mente? Pare che un toro dal manto bianco come la neve si aggiri intorno al santuario. Vai a ovest, verso la costa. Conducilo qui vivo e offriremo agli dei un sacrificio che non potranno ignorare. Mi fa piacere che tu voglia aiutare. Ma so perché sei qui veramente. Criside ha fatto giurare ai sacerdoti di non rivelare nulla all'ombra dell'aquila, altrimenti ci rimetteremo la vita. Ma io servo gli dei e gli ammalati. La mia lealtà va a loro. Questa terra è vasta. Puoi essere più preciso su dove trovare il toro? Ho sentito che pascolava sul monte Corife, vicino alle rovine di Asini. Se hai intenzione di tagliare la gola al toro, perché ti serve vivo? Non si tratta solo di tagliargli la gola. Prima gli versiamo dell'acqua sulla testa. Se annuisce, possiamo procedere. Dei, mortali e animali devono tutti acconsentire al sacrificio, o esso sarà impuro. Per salvare così tante persone, avremo bisogno del sangue, delle ossa e del grasso dell'animale.
Parlami di Criside. Sta terrorizzando tutti quanti. Le insegniamo tutto ciò che sapevamo sulla guarigione e sugli dei. Ma poi trova altri insegnanti, persone mascherate. La cambiarono, indurirono il suo cuore, diventarono i suoi dei. Troverò il toro. Il vecchio sacerdote è nascosto vicino all'albero. Ecco il condotto. Aprendolo, le terme dovrebbero inondarsi, eliminando i serpenti.
sacerdotisi e gli schifoso. Allora? Le terme sono libere dai serpenti? Ho inondato le terme con l'acqua fredda. Che liberazione! Beh? Beh, cosa? Ah, mi sono occupato dei serpenti. Ora mi devi parlare della donna spartana e della bambina. A dire il vero non so nulla. Accadde prima che io arrivassi qui. Midone sa qualcosa, ma non ti dirà nulla. Non l'ha nessuno. Schifosi serpenti. Almeno un nome. Midone.